L'unico a parlare nella giornata di ieri tra gli arrestati e i domiciliari dell'inchiesta all'importante a partecipare è stato Leonardo Santoro di Avigliano, geometra dell'Internazionale difeso dall'avvocato aquilano Stefano Rossi. Non ha nulla da nascondere, ha dichiarato all'uscita ai cronisti Rossi. Ha parlato con il giudice. No, ha detto tutto quello che voleva dire. Ha risposto. Certo che ha risposto. Le scelte tecniche, punto. Sulle quali il pubblico ministero ha detto che andrà a effettuare verifica. Se la verifica è positiva, finisce. Perché doveva tacere, scusa? Non ha nulla da nascondere, Santoro. Relativamente alla famosa ormai telefonata nella quale Santoro assieme all'imprenditore Vito Giuseppe Giustino di Bari ride, l'avvocato Rossi ha precisato che la telefonata lui non l'ha ascoltata, ma comunque si parlava di lavoro ed era un modo di fare che non voleva offendere nessuno. Nell'ordinanza, il GIP, lo ricordiamo, scrive ride in maiuscolo. L'uomo ai domiciliari annuisce e ride parlando delle future commesse, in particolare di Amatrice. Giustino è al telefono con il geometra della sua stessa ditta, Leonardo Santoro, anche lui ai domiciliari. Santoro, si legge ancora nell'ordinanza, gli racconta quello che ha detto a Lionello Piccinini, dipendente del MIBAC, a sua volta ai domiciliari, dopo il terremoto di Amatrice. Se ti posso essere utile, voi fate l'elenco, mo dovete fare uno screening dei beni sotto vostra tutela. Se vi serve qualcosa per i puntellamenti, via dicendo, noi siamo a disposizione, racconta Santoro a Giustino, che ride più volte. Sul fronte dell'interrogatorio e delle contestazioni mosse, Santoro, dicevamo, è stato l'unico ad aver risposto ieri all'interrogatorio di garanzia. Il mio assistito, aggiunto l'avvocato Rossi, ha fornito dei chiarimenti. Peraltro Santoro, un impiegato della cooperativa, non ha poteri di spesa né decisionali. Lui si occupa di coordinare gli interventi tecnici nei cantieri e ha spiegato quello che è successo. Ha spiegato perché sono state fatte delle perizie di variante, perché apparentemente i costi sono lievitati, ma di fatto non è lievitato nulla. Ha spiegato che in corso d'opera sono venuti fuori degli affreschi importanti nel teatro comunale che la sovrintendenza ha detto prima di fermare e poi di restaurare, quindi tutto questo ha determinato una serie di ostacoli. Bocca cucita invece da parte di Marcello Marchetti dell'Aquila, architetto del segretariato MIBACT, difeso dall'avvocato Francesca Caccia. Quindi appena avremo maggior contezza di quello che è la fase, diciamo, le indagini effettuate dalla PG, decideremo che strada percorrere. Per ora ci siamo avvalsi alla facoltà di non rispondere. Sono complessivamente 35 gli indagati, 10 ai domiciliari, 5 interdetti dal lavoro e 20 indagati a piede libero tra funzionari pubblici, tecnici e imprenditori.